Cocchin Fragranza è il marchio della cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus che oggi racconta diverse progettualità. Nasce nel 2016 per la creazione di un laboratorio di prodotti da forno all'interno del carcere minorile di Palermo Malaspina con l'obiettivo di promuovere stabili processi di inclusione sociolavorativa dei ragazzi momentaneamente ristretti in quello spazio. Cresce negli anni, la produzione di biscotti e la vendita ricopre tutto il territorio nazionale ma anche all'estero in Belgio e vendiamo i biscotti in circa 70 punti vendita. Cocchin Fragranza però non è solo il biscottificio, nasce come quello, ma appunto si estende ad altre progettualità fino al 2018, quando apriamo in uno bellissimo spazio che è un'ex infermeria dei Cappuccini del 1600, il secondo nucleo operativo, dedito alla produzione di cibo fresco su commissione, quindi non solo la produzione di catering ma anche la produzione di cibo per i poli dei senza dimora della città. Fino ad arrivare ad una meravigliosa esperienza che è il bistrò Giardino al Fresco, aperto già lo scorso anno a settembre, aperto proprio nel chiostro di questa ex infermeria dei Cappuccini, che è il luogo che ci sta ospitando in questo momento. Insegnare ai ragazzi la dimensione del lavoro è molto importante e soprattutto trasmettere delle competenze tecniche a persone che fino a quel momento non hanno avuto nulla di tutto questo. In questo ovviamente il ruolo principale lo svolge lo chef Francesco Gambino. Per ricollegarci al discorso giustamente che ha fatto la mia collega Nadia, ci troviamo qui al Giardino al Fresco. Questo diciamo che è uno spazio che rappresenta un po' una scommessa che ci siamo prefissati, che è quello di portare per l'appunto i ragazzi, oltre a vivere un'esperienza lavorativa all'interno di una cucina che sia comunque, che segua sicuramente delle direttive tecniche e quant'altro, anche un impatto diretto col cliente, quindi un impatto diretto col pubblico e con le persone che giustamente abbracciano da esterni e quindi da clienti il nostro progetto. Per me è un'esperienza, diciamo, normale, perché la mia vita si è battuta sempre sulla ristorazione, ma per i ragazzi sicuramente un'esperienza nuova. Sono ragazzi che vengono da un percorso difficile, sono ragazzi che non hanno grandi esperienze, ma noi facciamo un prodotto che cerchiamo di renderlo, cioè chi non lo sa non lo può distinguere, ma i ragazzi chissà che combina. Se non lo gusti non lo puoi giudicare. Bravissima, quindi cerchiamo proprio di incentrarlo su quello. Siamo dietro, come in un palcoscenico, dietro le quinte, alle volte però tutti professionisti, stiamo cercando di diventare, ecco, l'obiettivo è diventare professionisti, i professionisti di domani, al di là del passato da cui si viene. Quello che diciamo rappresenta per me Cocchin Fragranza è un'ottima esperienza dal punto di vista professionale, soprattutto umano, perché essere, non dico da, come si può dire, da ispirazione perché sarebbe troppo, ma essere da esempio di vita per questi ragazzi professionale, devo dire che è sicuramente un traguardo che per me raggiunto appieno, che era quello che io personalmente mi ero prefissato, quindi per me Cocchin Fragranza è questo soprattutto. Il Giardino al Fresco non è solo un bistrò, ma è anche uno spazio che vuole essere aperto alla cittadinanza, uno spazio recuperato, quindi uno spazio di rigenerazione urbana. Ovviamente in questo proviamo ad offrire una quantità numerevole di situazioni in cui le persone, i bambini possono essere coinvolti. Quindi abbiamo i laboratori di lettura e i laboratori creativi della libreria Dudi, abbiamo esposizioni fotografiche, abbiamo un angolo lettura, abbiamo le proposte musicali, ospitiamo anche dei tour dei bambini del quartiere che arrivano con meraviglia a vedere questo luogo che è sconosciuto ancora al quartiere. Ovviamente l'obiettivo è quello di ancora più farlo conoscere ai residenti della zona e fare in modo che diventi il loro luogo e il loro spazio. L'Italia che cambia sono percorsi individuali e collettivi, fatti da persone che credono che un cambiamento sia ancora possibile, che sia ancora possibile realizzare atti trasformativi che promuovono il benessere delle persone.